Sono stati Ani Abbas e Doha Eladl, i vignettisti premiati dalla fondazione svizzera Cartooning for Peace, disegnare per la pace, il cui presidente onorario è Kofi Annan, ex segretario generale delle Nazioni Unite. L'iniziativa promuove la comprensione tra i popoli attraverso il linguaggio universale del disegno. Il premio Cartooning for Peace vuole essere un riconoscimento a coloro che mettono il loro talento artistico al servizio della pace e della tolleranza, che usano il linguaggio universale delle immagini per informare, educare e celebrare la nostra comune umanità. Doha Eladl, egiziana, non era andata alla premiazione nella sede ginevrina delle Nazioni Unite. È molto nota nel mondo arabo per il suo lavoro piuttosto impegnato politicamente, spesso sui diritti delle donne. È stata più volte oggetto di polemiche, anche accusata di blasfemia. Hani Abbas è siriano, con le sue vignette ha denunciato le atrocità commesse nel suo paese. Ha chiesto asilo politico in Svizzera. Molti suoi colleghi, disegnatori o giornalisti, sono stati torturati o uccisi. Questo premio non è per me come persona, ma per tutti coloro che esprimono la loro opinione, per tutti i giornalisti e gli intellettuali siriani che si trovano in grave pericolo perché disegnano, parlano, si esprimono liberamente. Intanto, ospitato per anni e fino a poco tempo fa presso la città portoghese di Sintra, The World Press Cartoon è stato una delle maggiori vetrine internazionali per i vignettisti. Purtroppo nel 2014 l'edizione prevista è stata rinviata, tuttavia la recente luttuosa cronaca parigina contribuirà a ridare slancio ad appuntamenti così in nome della libertà di espressione.